parliamo della ricchezza quale esubero di ciò che è il quotidiano necessario a vivere. Quotidiano perché deve essere quotidiano. La struttura umana ha bisogno del quotidiano affinché il tempo sia viaggiato dalla vita. Dunque, tornando alla ricchezza in esubero, è un danno a cui nessuna logica pensa in modo ben definito. Il concetto ha origini semplici, dall'approvvigionamento di cibo all'utile per un maggior benessere. L'approvvigionamento di cibo ha indotto l'uomo a specializzarsi nei modi e nelle quantità. Poi ha utilizzato le quantità eccedenti originando il commercio. E qui interviene lo scopo del benessere. Si cambia l'eccedenza per qualcosa di utile, di occorrente, di necessario. Da qui originano invenzioni, lavori che influenzeranno modi, abitudini, forme sociali, eccetera. Ma tutto orbita intorno a ciò che frutta realmente, non virtualmente. Finché questo tipo di commercio a baratto viene soppiantato da un'invenzione, di un simbolo virtuale, dal possibile utilizzo rappresentativo, cioè dalla moneta. Ciò non ha altro valore che quello virtuale di una parola di garanzia, il cui valore assegnatogli è strettamente idealistico. Come tutte le parole, ha i limiti che sconfinano nel bluff, ma la sua praticità l'ha collocata al posto della realtà. Purtroppo, all'ora dei pasti, l'uomo non mangia la virtualità. Purtroppo, l'uomo quando ha freddo non va a ripararsi sotto le monete. Purtroppo, le necessità primarie, ma anche secondarie, terziarie, eccetera, sono necessità reali e non virtuali. Allora, perché l'uomo è finito per essere schiavo non degli approvvigionamenti necessari quotidiani, bensì di una virtualità adesso dipendente e pilotata da disegni politici, che non vale niente e lo costringe al niente? Te lo dico io perché. Perché quando inizia una forma comportamentale, si tende tutti a utilizzarla ottimizzando ogni aspetto che questa forma assume durante il corrente utilizzo. Queste ottimizzazioni, come tutte le cose che fanno parte della vita, hanno una funzionalità che per certi aspetti è positiva e per altri no. Cosicché in taluni frangenti possono emergere condizioni talvolta anche molto, troppo caotiche. Addirittura nelle fasi caotiche stesse originano forme indipendenti che non hanno più niente a che vedere con quella di partenza, ma che possono portare a sviluppi di sfruttamento positivamente e anche negativamente. E qui siamo già lontani dalla partenza con gli approvvigionamenti naturali. Tutto questo, amplificato dal tempo della storia dell'esistenza dell'uomo, da tutti i possibili eventi, sistemi, modi di vivere, eccetera, da tutte le conseguenze delle aspirazioni, dei miglioramenti, dei desideri, fino a oggi
epoca in cui il lavoro non dipende più da necessità primarie, fruttifere e reali, bensì da costruzioni industriali consumistiche, che hanno funzionato per tutto il 1900, ma che adesso, nel secolo XXI, si mostrano ai popoli in tutte le loro conseguenze di saturazione produttiva, che obbliga le politiche a trovarsi in un cammino in cui far retromarcia è cosa più che eroica, e costringe in progetti di creazioni di lavori programmati politicamente, e non per naturale, semplice dipendenza dalle necessità primarie. La vedo molto caotica e speriamo che da questo caos, da dover passare, qualcuno non ci speculi addirittura sopra, andando così ad aggiungere sofferenza al caos.